ragazzi, ciao, finalmente ciao. Nuovo video con un ospite speciale, mio marito Tomas Spadatone. E visto che in tantissimi ci avete chiesto di fare di nuovo video insieme, quando faremo di nuovo video insieme, eccolo qua, eccolo qua insieme. Oggi abbiamo pensato di fare un video che è stato super richiesto da un sacco di mesi, e cioè mio, prima era il mio fidanzato indovina i prezzi delle mie borse, adesso siamo già a mio marito indovina i prezzi delle mie borse. Quindi indovino, cioè io non ho Alba. Così in tutta Italia non ho Alba, sono in Triestino. No, penso sono in Triestino. Boh, praticamente non hai idea. Non ho idea. Secondo me invece li sai i prezzi più o meno. Boh, vedremo. Testeremo adesso la conoscenza di Tomas. Iniziamo subito, bando alle ciance, con la prima borsa, che è questa. Questa. Io non dirò né brand, né nomi, né niente di niente. Semplicemente te la passo, tu la guardi e osservi e valuti. Questa è una borsa Chanel in pelle. Ah, in pelle. Una borsa Chanel, bene. Sì, è piccola come borsetta, ma secondo me diciamo il costo di questa borsetta qui è sicuramente più alto delle borsette in generale, per cui secondo me 1350. 1350. Scrivilo. Questo è il mio prezzo. 1350? Sì. Il prezzo di quella borsa è 2250, non mi ricordo esattamente, comunque 2300. Secondo me già questo era parecchio per la borsetta. E vabbè, senti, tu non ti intendi di Chanel, cioè. Pensavo così come prezzi, pensavo, mi stai già fotografando? Fotografando? Mi stai già filmando? Sì. Allora, io pensavo che i prezzi per una borsetta del genere sono tra i 400 e i 500 euro, diciamo così pensavo io. Ma scusa, ma tu dove sei quando io le compro queste borse? Sei là vicino a me? Vabbè, Io ti ho detto il prezzo che secondo me questa borsetta vale. Ok. Circa 400 e 500 euro, magari 600. Però hai detto 1300. Sì, perché ho detto, beh, sicuramente costa di più. Ah, ok. Tra l'altro dovete sapere che per fare questo video io ho svegliato Tomas dal suo pisolino pomeridiano, quindi io non ho mai dormito il pomeriggio, mai. Come no? Dormivi 5 minuti fa? Sì, ma non era un caso. Ah, certo. Proseguiamo comunque con la prossima borsetta. Facciamo Valentino. Ah, cavolo, però che bravo, tu mi ascolti. Anzi no, io non dovrei aiutarti, non dovrei dire né sì né no, non dovrei confermare o negare niente. Allora, la grandezza della borsetta è come quella prima, però diciamo sì, che quella è Chanel, questa è Valentino, diciamo sì, che comunque, da quello che so io, la Chanel costa molto di più. Questa qua... Non dirmi, scrivi, non dirmi. 1400. Borsa di Valentino costa... 1620. Devo dire che ci sei andato molto molto vicino. Tra l'altro la borsa quando io l'ho comprata costava tipo 1500, però adesso è aumentato il valore, ho visto sul sito. Però ci sei andato super super vicino. Bravo Pupetto, bravo. Questo diciamo che l'hai passata. Quella prima no, quella era bocciata. Quella non potevo sapere, quella di prima. Questo è passato. La prossima sarà questa Chanel nera. Io non confermo e non nera in pelle. Loading. Secondo me, anche se è più grande, come quella di prima. 2300. Ti devo 2300. Dire, magari che costasse uguale, anche se è più grande, purtroppo no. Questa borsa costa 4990 euro. 5000, dai. 4990 euro. 5000. Cosa ne pensi? Un furto. Fantastico. Passiamo a questa. Questa è una Louis Vuitton. Ok. Considera, guarda. Non so guardare, conosco molto bene questa borsetta. Video. E diciamo che questa sicuramente costa la metà delle Chanel. O anche di Valentino. Maledetto, perché tu me lo chiedevi ste robe. No, perché, Sì. Ok, il prezzo giusto. Ve lo ricordate, ok, il prezzo giusto? Non penso che lo facciano più, io me lo ricordo. 2600 euro. Devo dirti che la borsa di Louis Vuitton costa 775.
quella è la Speedy 35 e costa 775, perché hanno alzato il prezzo, costava ancora meno. Io quando l'ho preso costava tipo 6,80. Sì sì, ma io so che le Vuitton costano meno, però non pensavo tanta differenza. Molta differenza, anche qua. Bocciato. Anche perché Louis Vuitton, io so che Louis Vuitton ce l'hanno tutti, cioè sono quelle più comprate. Forse perché costano così rispetto sì, a Chanel. Sì, ma sono in pelle, ecco. Sì, però non è Chanel, eccetera, eccetera. Arriviamo a questa. Cos'è questa? La faccio vedere. Alla Lacoste. Valuta e dici uomo. Allora, questa è una borsetta Lacoste che non è in pelle. Intanto ho incasinato tutti i prezzi e qua adesso tu non sbirciare qua. No, però ti dico subito che le Lacoste, cioè, le cose della Lacoste mi piacciono molto. Secondo me questa borsetta costa più o meno come quella di Louis Vuitton, 800 euro. Devo dire, devo dirti che anche qua il cannato è la grandissima, perché la borsa di Lacoste costa 105 euro. 105. Perché non è neanche in pelle, infatti volevo... tu lo sapevi, vero? Lo sapevo che non è in pelle. Sì, ma non sapevi che costava 105 euro. Poi c'è questa. Chanel. Facciamo, aspetta che la faccio vedere in videocamera. Chanel, molto bella questa, mi piace molto. Mannaggia, speravo di fregarti che non c'era il logo classico, invece questa, è anche questa mi piace molto, anche perché è l'unica con la pelle come quella lì. Ecco qua, 2500 euro. Purtroppo per noi povere donne, purtroppo le boy bag, quella è una boy bag Chanel, sono piuttosto care. E questa costa 4440 euro. Che furto. Eh già. Cavolo. Arriviamo a questa. Faccio vedere la videocamera. Ti dico subito che di questa non conosco il marchio. Non conosco il marchio, cioè non ho idea cos'è. Beh, valuta, verifica, controlla, guarda. Questa è una borsetta in pelle nera, in pelle molto morbida, però non so di che marca è, per cui potrebbe essere anche una borsetta da 30 euro, da 50. Però sicuramente, visto che ce l'hai tu, sicuramente è una borsetta di marca. Spari. No, non è che spari, è che è un po'. Cerco di scrivere così. 1100 euro. Io sono stata molto, molto brava ad incasinarlo, devo dire la verità. Perché ho messo apposta anche qualcosina che in realtà non vale una cippa. 9,90 euro da H&M, di qualche anno fa. Ma c'era il gattino, mi piaceva. 9,90 euro. Ma sì, però... Però secondo te io avrei speso 1100 per quella borsa. Ma cioè, no. Quindi secondo te io spendo 4-5 mila euro in una borsa che ne vale 9,90 euro. No, bene, no, grazie. No, io qualcuno dormirà sul divano. Io ho detto se questo, continui neanche sul io divano. Io ho detto questo prezzo qua perché secondo me tu di solito era compri le cose di marca, erano di marca famosa. E invece quelle di H&M. Bene, poi c'è questa nera con l'hardware dorato. Si può indossare sia tracolla allungando la catena che doppia. Questa non l'ho mai vista. Questa veramente non l'ho mai vista. Non guardi bene. Guarda un momento dentro perché sennò... Tra l'altro il primo video che registro con la questo ring light. Questo video che vedo che fuori è pelle, dentro invece è... Tessuto. Tessuto, sì. Sta controllando l'etichetta interna. Non neanche in pelle. È andato a vedere la composizione. Brutto patatone. 40 euro. Devo dire che sei stato molto attento, perché con quella prima ti ho fregato in piena e questa infatti 20 euro. Forse l'ho pagata 25, non mi ricordo esattamente, comunque ho 20 o 25 euro. Poi una borsa che io ho inserito perché è la tua preferita. Ah, la borsa! La più bella è questa. Ogni volta che indosso questa borsa, Tomas mi dice che è la più bella borsa che ho. Sì, la più bella. E quindi non potevo assolutamente non inserirla. Questa è marrone, hardware dorato. Questa costicchia sicuramente. Ed è di? Prada. Bene, tieni, che è pesante, c'è tutta roba dentro. Bellissimo colore, uno dei miei preferiti. È tutta in pelle.
veramente stupenda questa borsa. Non so esattamente che prezzo mettere, perché diciamo che su una borsa così come questa, la Fa Chanel costa 8.000, invece se la Fa Valentino costa su questo prezzo qua. Io ho messo questo prezzo qua, 2.400 euro. E si vede che questa è la tua borsa preferita, perché hai praticamente indovinato, 2.200. Bravissimo, bravissimo, ci sei andato stravicino. Molto probabilmente, visto che queste borse hanno tipo 5 aumenti l'anno, al prossimo aumento probabilmente costerà 2.400 euro. Bravo! Su questo sei stato proprio bravo, bravo, bravo. Comunque, io non guardo, senza guardare i prezzi, vi dico che questa è la più bella. Sicuramente. Non la Chanel. Quest'ultima è la più bella. La mia preferita di tutte le borse che ho è questa. Questa, sicuramente, posso dirti? La più brutta. Oh, vai via! Tu non dormi neanche in appartamento stanotte, tu altro che sul divano! E questa è molto più bella, questa. Beh, anche questa. E cavolo, sì. Sì, però questa ha una pelle più delicata, infatti, forse invece è più da combattimento, per non si rovina. Invece è molto bella stare attenta. Ma non bisogna. Tu hai offeso la mia. Guarda, adesso mi tolgo la fede. Tu hai offeso la mia borsa preferita, vergognati. Io e la mia Chanel, che l'ho chiamata Carmelita, siamo profondamente offese. Questa è buona per andare a scuola. C'è qualcuno a scuola? C'è qualcuno che parla, ma io non capisco chi è. Dico, sento delle voci. No, questa è da utilizzare un giorno, invece questa qua. No, non lo so, è una piegata. Salve, buonasera. Vabbè, comunque non ho indovinato neanche una borsa. Ma dai, sei stato bravissimo. Pensavo peggio, devo dire, pensavo peggio. Voi a casa commentate che cosa vi sembra, se è stato bravo o non è stato bravo. Diamo ogni un voto. Per quanto mi riguarda, gli darei, allora, ti darei uno, perché hai offeso la mia borsa preferita di tutti i tempi, vergognati. Ma no. A parte che sto già chiedendo divorzio. Aspetta che ti dico. Non è che quella borsa nera Chanel è brutta, non ho detto questo, ho solo detto che secondo me è la più brutta. Ce ne sono altre migliori. Sì, sì, non ti salvi, non ti preoccupare. Sì, non ti salvi. Forse non è la più brutta, forse è la penultima. La più brutta qual è? La Louis Vuitton. Forse Louis Vuitton. Ah, questa è la più brutta? Sì, ma non è che è la più brutta, è solo che queste sono tutte uguali. Sì, tutte con la stessa tela. Comunque non ti sei salvato. Non ti preoccupare, bene, io darei uno per l'offesa grave che lui ha fatto alla mia borsa. Tu nella mia cabina non c'entri mai più. E per quanto riguarda invece la bravura, secondo me sei stato molto bravo. Almeno un 7,5 ti do. Però ognuno di voi deve votare. Diamogli un voto a Tomas sotto nei commenti, mi raccomando. E posso dirvi nella nostra lingua come si parla? Nella nostra lingua. No picconi, mi raccomando. Hai Triestino. Nella nostra lingua. Il Triestino è una lingua. Bene, suonano la porta, noi vi ringraziamo tantissimo. E no picconi, mi raccomando. Che avete visto questo video. Adesso vado a legnare Tomas non appena spengo la videocamera. Un bacio e alla prossima.